presentato una proposta sul... Sponda il nome di Angelino Alfano, grigentino, uomo forte di Berlusconi, segretario nazionale del PDL, tra i possibili candidati alla presidenza della regione. Il suo nome viene proposto con forza sul tavolo delle trattative, assieme a quelli di Roberto La Galla, rettore dell'Università di Palermo, e di Francesco Cascio, presidente dell'ARS, che ha sollecitato il partito a scegliere in tempi utili e comunque prima di Ferragosto. Il partito intanto è in clima di campagna elettorale. Se ne è avuta conferma stamani in occasione di un incontro promosso dall'eurodeputato Salvatore Iacolino, che ha puntato l'indice accusatore contro Lombardo per non aver utilizzato appieno i fondi europei. La programmazione 2007-2013, grazie ad una forte accelerazione che abbiamo esercitato nei confronti del governo regionale, molte opere incompiute sono state appaltate o stanno per esserlo. Mi riferisco per esempio alla velocizzazione ferroviaria a Palermo Agrigento, mi riferisco per esempio alla dissalata Aragona-Gela, sulla quale procedura ferma da 3 anni, sono intervenuti ulteriori momenti di confronto recentemente, mi riferisco all'anello ferroviario di Palermo ed ancora al cosiddetto passante ferroviario di Palermo, Porto di Augusta, Interporto ai Termini, una serie di opere pubbliche per le quali sono previsti finanziamenti comunitari e non dimentichiamoci la Agrigento-Caltanissetta sulla quale opera saranno previsti 321 milioni di euro. Un sussulto di, diciamo così, di dignità di un governo regionale per il resto disastroso, nel silenzio di un'amministrazione comunale che anche sulla metropolitana di superficie Aragona Caldare, Porto Empedocle, che avrebbe e che può attraversare l'intera città, dalla Cittadella della Salute a quella universitaria, per il centro della città, non ha compiuto alcun passo significativo, alcuno stimolo forte che invece andava fatto. Quest'ultima opera per 17 milioni di euro giace presso gli uffici della Regione Siciliana, benché vi siano dirigenti all'altezza della situazione, ma non vi è mai stato un concorso responsabile della politica. Noi siamo per mettere al centro delle attività del nuovo governo regionale, in sintonia con quello nazionale, un'accelerazione ancora più forte e incisiva perché queste opere pubbliche siano effettivamente realizzate.